quarto mese dal mio trapianto di capelli. Oggi vi farò vedere come mi lavo i capelli col kit che vi ho fatto vedere nello scorso video. Se volete andarlo a vedere, lo trovate qui sopra da qualche parte nella scheda, basta cliccare qui sopra oppure qui sotto nei commenti lo trovate. Comunque vi faccio vedere come il risultato, perché andrò anche a darmi un'asciugata con il phon e vedere come svolazzano tutti. Molto interessante, perché stanno diventando davvero folti, spessi, più spessi di come li avevo, e sono davvero contento. Scusate la voce, ma sono stato a un matrimonio e potete immaginare. Mi raccomando, iscrivetevi, sempre cliccate la campanellina qui sotto, accendete la campanella così avete una notifica, una piccola notifica che è uscito un video, niente di più. Ma andiamo a lavarci i capelli. Ok, vediamo se non cade sto coso, va bene così, se io mi metto così, faccio vedere come lavo. Fra un po' mi faccio il trattamento di mia moglie in creatina, magari mi crescono più forti, bah, vedremo in futuro. Allora, sentirete un po' di rumore, perché adesso l'acqua fa un po' di rumore. Ah, anche se è fredda, ma va bene, sì, va tutto bene, meglio fredda che bollente. Che inizia anche un po' calda, bisogna fare buon piacere, perché ancora non è arrivata. Capelli bagnati. Sta arrivando troppo calda, troppo. Andiamo a prendere il nostro sciampino. Tutto di giochi. Andiamo a prendere il nostro sciampino, il kit che mi hanno dato. Andiamo a mettere una bella noce qua dentro, nella mia mano, così. E andiamo a massaggiare. Non abbiate paura di strofinare, tanto se non siete al primo mese potete tranquillamente farlo. Potete, ovviamente non grattate, però dovete fare leggero un bel massaggino alla vostra cute. Anche qua me li hanno messi trapiantati anche qui, infatti si sta anche infortendo qua. Se avete cura di voi, un massaggino di 2 minuti vi potrebbe anche bastare. Un bel massaggino così. Mamma mia, guardate i capelli. Dopo aver finito, 5 minuti, aspettate, mettete un timer e lasciate agire il prodotto per 5 minuti. 5 minutes. Là. Ok, passate 5 minuti, andiamo a sciacquare. Una volta sciacquati, asciughiamo. Lateralmente, sicuramente vado la mano un po' sopra, è vero che non vado a sfregare, ma un pochettino vado così a palpare in questa maniera. Andiamo a usare il phon. Mia moglie che se la ride perché uso il phon, ma pensa a te. Allora andiamo a vedere, facciamo così. Ancora qua un pochettino mi si devono infortire, devono ancora crescere, perché qua però sta crescendo, ero messo molto peggio qualche giorno fa. Allora, questo diciamo che risultato di 4 mesi, aspettate mi metto bene, questo di 4 mesi, questo adesso è il 15, però siamo quasi il 17, sono 4 mesi e quindi. E questo è il risultato. Ancora, come vi ho detto, qua mancano un po', ma se vedete, guardate bene, stanno crescendo e ci sono piccoli sotto, quindi penso e spero che il quinto mese si sia, cioè in questo mese che passerà,
si riempirà un pochettino. Nel frattempo mi sono fatto una, che non ce l'ho qui, mi sono fatto una soluzione di acqua, rosmarino, menta e una foglia di alloro per usarlo durante la sera che vado a dormire. Lo metto un po', lo massaggio un po' e quello aiuta a non perdere i capelli. Boh, vediamo come va, vi tengo aggiornati, mi raccomando seguitemi, quindi cliccate iscriviti e accendete la campanella per ricevere una piccola notifica che è uscito un mio video, così se volete continuare a seguire tutte le vicende mi aiuterete con la crescita del canale. Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando.